Riprendiamo le nostre chiacchierate in studio, siamo con Jens Bretbun che è il nuovo direttore di Brera e anche della biblioteca braidense. Grande novità con la riforma di Franceschini e grande novità anche per Milano con tutta una serie di programmi che adesso ci facciamo raccontare. Cos'è cambiato rispetto a prima nel ruolo? Perché la riforma Franceschini ha costituito Consente di fatto a chi gestisce Brera un modo ehm, diverso, una possibilità diversa di gestione che prima era molto complessa. No, assolutamente possiamo dire, non è troppo radicale dire che 15 mesi fa, prima delle riforme, le, le musee italiane statali non esistevano, esistevano per nulla perché erano. In un senso, soltanto dipartimenti con uh, depositi aperti al pubblico in le luoghi come gli uffici, l'Accademia e eh, il Brera, uh, sotto la direzione della sovrintendenza. Quindi eh, erano persone che lavoravano tutti i giorni con scrivania in Brera, nel Brera, però lavoravano per Pavia, lavoravano per, per Mantova, lavoravano per Lombardia, le chiese. Quindi le riforma ha fatto tale che i musei, le venti grandi musei, i più importanti musei italiani, sono divenuti um, autonomi, però con un'autonomia un po' mitigata, hanno uno status speciale in cui loro potrebbero gestirsi in interesse della loro comunità. Passaggio da Firenze, dalla fondazione di Palazzo Pitti a Milano, come è stato? Ma Palazzo Stozzi innanzitutto. Storzi. No, no, sono due palazzi diversi. Per, però, no, Palazzo Stozzi era un'altra cosa. Palazzo Stozzi interessantemente nel in 2006 è passato ad eh, eh, una SPA al 100% comunale che è andata in fallita. È nata come la prima fondazione pubblico privata eh, in Italia per gestire la cultura e Abbiamo utilizzato e io sono stato scelto alla fine di un concorso internazionale. Infatti, il modello per il concorso che ha portato tutti noi 20 uh, nuovi direttori era basato sul modello del Palazzo Stozzi. Perché, quando il presidente Lorenzo Benismaghi è arrivato in, 2006, in aprile, ha detto: Ma ragazzi, se vogliamo trovare un direttore, dobbiamo fare secondo le best practices internazionali. So lui ha messo a posto un una forma di concorso internazionale con i cacciatori di testa, con le uh, diverse long list, short list, eccetera, e dopo una, una lunga uh, cerca io sono selezionato come il primo direttore de generale del Palazzo Sforzi. Abbiamo utilizzato il palazzo come laboratorio, perché invece di entrare in questa logica di turismo di massa e di blockbusters che io odio come strategia, Uh, abbiamo deciso di dire, ok, in Italia perché le mostre sono sia blockbuster di una banalità abbastanza estrema oppure le mostre di nicchie per gli specialisti? Non c'è qualcosa fra le due, è una mostra intelligente, popolare, aperto. però perché non facciamo così? E abbiamo voluto sperimentare e mostrare ai musei italiani, infatti, come abbiamo potuto fare mostra UO, oh, oh, valorizzare la cultura, se vogliamo, in un maniera alla volta intelligente, aperto, ehm, trasformativa, però anche popolare, di attirare persone che non sono state esperte, non sono state specialisti, da attirare famiglie, bambini, eh, ragazzi. Abbiamo creato il centro della cultura eh, strozzina, contemporanea strozzina, so, abbiamo sperimentato. Tutte le frutte di questa sperimentazione e anche una squadra veramente brava, abbiamo imparato e tutta questa esperienza io ho portato le mie teste qui a Brera e io ho scoperto una squadra fantastica delle competenze veramente importanti e una struttura in transizione che abbiamo potuto utilizzare per servire allo uh, stesso scopo di riproporre un museo statale però invece di fare le mostre blockbuster che non abbiamo bisogno, abbiamo 60 50 capolavori abbiamo Mantegna, abbiamo Piero Francesca, Raffaello Tiziano, ma la lista è infinita Di fare un, una mostra temporanea blockbuster sarebbe nato l'esse le, le Maestà. Quindi abbiamo deciso di dire no, andiamo, torniamo e rimettiamo il museo al servizio della sua comunità, del suo pubblico a Milano. So, abbiamo deciso di rimettere Brera nel cuore di Milano e di trasformare l'esperienza mettendo il visitatore al centro dell'esperienza. Infatti io ho seguito poi tut tutto il passaggio della Grande Brera, ancora quando c'era l'altro progetto, e le difficoltà che c'erano perché comunque... C'era questa sovrintendenza che legava moltissimo e poi tanti interlocutori. Con il direttore Mariani, della, per quanto riguarda l'accademia, ci sono problemi per i nuovi spazi, perché c'è sempre la, la, via mascheroni, no? quindi sì, 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 nel sì, progetto sì. di spostamento di una parte del... Ma for forse apro un parentese. Quando parlo io della Grande Brera, io parlo in senso di Franco-Russoli. Frank veramente il direttore visionario degli anni 70 che ha trasformato Brera, ha proposto la grande Brera in senso suo, era Brera nel cuore di un percorso, in tutto il quartiere, che cominciava a San Capofalo, finiva alla Scala. Lui proposto, aveva questa visione assolutamente a 360 gradi. La grande brera è anche purtroppo un po' hijackato e utilizzato di descrivere una serie di operazioni immobiliari in cui, e questa non è la grande brera per me, però è vero che dobbiamo sgonfiare un po' la pressione uh, sull'utilizzo del palazzo, questa l'Accademia ammette, uh, l'Accademia di, di, di cui la, la Pinacoteca è nata per servire l'Accademia era una forma di, certo. eh, di studio per le artiste dell'Accademia, però erano 800 studenti, sì, erano adesso anche sono 4.000. Sì. Quindi adesso l'operazione che fa parte di una diversa visione del di Grande Brera, non è il progetto Grande Brera, mettiamo a parte, è una visione del Grande Brera in cui il Palazzo del Brera è riqualificato, divenga più... Uh, accogliente, più aperta al pubblico bar, caffè, laboratorio didattica, un cortile all'altezza, un grande strettone per la nuova entrata all'orto botanico e all'Osservatorio, perché il palazzo di Brera, Brera uh, ospita 6-7 istituti totale, l'accademia la biblioteca, la pinacoteca l'osservatorio, l'orto botanico, l'istituto lombardo e l'archivio ricordi è un ricchezza incredibile riconosciuto da Napoleone, lui, lui ha proposto, lui ha fatto un decreto nominando Brera Palazzo Reale delle Scienze e delle Arti e adesso vogliamo riprendere questa totalità come un grande Brera in senso di questo direttore visionario Franco Russoli, una grande Brera come un, nel cuore della città, come un, veramente il polso, il cuore battente di Milano. Con tutta questa diversità, non soltanto una scatola per l'arte, una scatola per le studenti, una scatola per i per, per, per libri, però un ambiente in cui riprendiamo le nostre identità cittadine con la cultura al centro della nostra vita. Infatti, quando era arrivato il direttore del Louvre per una delle inaugurazioni natalizie, quando prestavano le opere durante il periodo del Moratti, erano cominciate queste cose. Diceva, ma voi avete qua il vostro Louvre, com'è possibile, no? Sì, Questa ma, ma è... Napoleone è... ha voluto fare della Pinacoteca il Louvre d'Italia, è la sua visione. Infatti ci sono opere che sono eh, state inviate al Louvre che sono tornate a Brera. Quindi eh, abbiamo, eh, ma, eh, abbiamo fatto tornare il Perugino recentemente per un colpo in assoluto, abbiamo uh, fatto tornare per la prima volta nell'istoria dell'umanità il perugino, la spo il sposalizio della Vergine e messo a, a fianco della stessa opera del suo allievo, brillante, Raffaello però questo perugino Napoleone ha, ha, ha preso e offerto regalato al soprintendente Denon ma adesso porta il nome di Denon de un ideale de de Louvre. però Denon non ha voluto e ha detto, ma via è inviato in provincia e è rimasto per 200 anni. So adesso fino al domenica 27 c'è il Perugino e il Raffaello. Uh, Infatti a Fianco dietro Fianco. di noi, stanno scorrendo un po' le immagini, ci sono i due appuntamenti con cui è cominciato questo percorso sì. nuovo di, di Brera. Eh, ci vuole per la ma città ci vuole, ma, come ma perché è anche un problema di, di identità? Cioè noi non possiamo dimenticare la nostra storia, no? come possiamo crescere in nuove generazioni se non gli diamo le basi. No? No, ma non soltanto, è ancora in un senso più, ma in un senso russoliano, è più interessante, perché la cosa è che siamo noi creati la nostra cultura, le tracce che lasciamo, per le tracce però sono sempre contemporanee. Io definisco spesso il Brera come un museo dell'arte contemporanea, perché Caravaggio, un grande contemporaneo. Raffaello, ma lui, guarda a fianco del Perugino, è chiaro, lui è sperimentato, è un grande contemporaneo. mantiene con questo Cristo morto in questo in scorto, ma ha fatto non soltanto innovazione in prospettiva, che era abbastanza innovativa a in questa epoca, però ha sperimentato con la sottilità del, uh, delle, delle, delle pinture, delle, di fare un effetto di tempo. Ma lui è era una artista contemporanea, perché dobbiamo ricordare che l'arte in sé non è contemporanea, Picasso adesso è contemporaneo, no, moderno, Jeff Koons? ma io lo so, Anselm Kiefer adesso è un grande, ma l'arte contemporanea per un cento anni, quindi l'arte è sempre contemporanea, dobbiamo la nostra missione è rimettere un visitatore in grado di capire quanto questa arte ha, ha parlato con la sua epoca, perché di rimettere eh, il visitatore in grado di capire la contemporaneità dell'arte, rimettere il visitatore le sua contemporaneità. Perché stiamo rialzando? Perché l'arte è una piega di Francesco, non possiamo toccare, però dobbiamo sempre riproporlo. Ripropone ogni, ogni dieci anni. Ci sono traduttori, c'è un famoso traduttore Yves Bonfoy, che è il traduttore francese di Shakespeare. una persona che conosco bene. Abbiamo parlato e ho detto, ma cosa, come mai Shakespeare? Perché è in francese. E lui ha detto, James, io non posso toccare una virgoletta di Shakespeare. Però ogni dieci anni io faccio una nuova traduzione. Perché? Perché? Io devo parlare un linguaggio contemporaneo. De, anno, Lui ha esatto. fatto quattro volte tradurre lo stesso Shakespeare, ogni dieci anni, 40 anni di traduzione, perché è la stessa cosa. Dobbiamo noi riproporre, per riadmettere e rilegare quest'arte con la nostra contemporaneità. E questo è come facciamo la nostra identità cittadina. Oh, è molto importante. Nel cambiamento, so che ci c'è questa volontà di distribuire anche il sapere che esiste Brera, no? quindi gli incontri sì. con eh, coloro che tengono le chiavi degli alberghi, no? sì, il, cioè no, questo incontro con la città perché sappiano anche indirizzare chi viene nella città a scoprire le meraviglie che ci sono. Ma io credo che dobbiamo un po' distanziarsi dall'argomento del di turismo come un scopo per il museo. Un museo sì. non è fatto per fare turismo, il turismo è un risultato che cambia anche nel suo ritmo. Il museo è una risorsa per noi. Quindi dobbiamo riproporre il museo come una cosa rilevante per la nostra vita qui. E l'autonomia per la prima volta ci permette, invece di pensare di tutelare tutti gli oggetti in tutti i paesi, di fare un sistema di, di sopra e sotto per gestire tutto in, in ugualità, dobbiamo invece pensare: cosa vogliono i milanesi? Quale milanese? Se le milanese tornano due volte all'anno abbiamo già raddoppiato il numero di visitatori. Il numero non è uno scopo, Lo scopo è di rimettere Brera nel cuore di Milano e di rinvitare tutto Milano. E abbiamo cominciato con l'ultimo discorso, dialogo con Mantegna, abbiamo deciso di, io stavo pensando, agli ambasciatori. Chi sono gli ambasciatori di una città? Quando io arrivo a Pechino o io arrivo a New York. Io arrivo ma, a Milano. Chi è la prima persona che vedo? Taxista. Sia sì in treno, sia sì in aereo. Se sì, io non conosco la città, io non, io non vado subito in, metro, in metropolitana. Io prendo un taxi. Il mio primo contatto con la città è il taxista. Il secondo è il concierge. E il terzo, forse, il terzo contatto sarebbe forse un guida turistica. Io vorrei capire, io non vorrei prendere un pullman enorme. Io vorrei andare, io prendo un, un guida turistica. Quindi abbiamo fatto le anteprime, prima di tutti gli altri visitatori abbiamo invitato le concierge, le taxiste e, e le guide turistiche a vedere il nuovo allestimento perché abbiamo voluto che loro prendano a cuore questa idea, che questo è il loro Milano, tip. perché Milano, Brera è per la città, quando la città abbraccia Brera, ma tutte, tutte, quando siamo noi le, il, il primo insider tip per Milano, Arrivano tutti e questo abbiamo fatto uh, a Firenze, anche a Palazzo Stozzi. Abbiamo detto: Ma se le, se le persone vanno all'Uffizi, ma beate loro bene. Infatti, sarebbe ridicolo a Firenze di andare prima a Palazzo Stozzi e dopo, dopo l'Uffizi. È chiaro: la prima visita a Firenze deve vedere l'Uffizi, um, il Palazzo Pitti, uh, il Duomo. Però la seconda volta, sempre per noi tutti, quando lei va a Parigi. La seconda volta, nessuno vuole essere un turista, vogliamo essere insiders. Eh? Io vorrei andare, ma lei ha detto, ha parlato prima del Giappone e come è andato in, le, in le, uh, luoghi in cui i turisti non vanno. Questo è il nostro desiderio di non essere turisti. Quindi una volta, impossibile, imprescindibile, che dobbiamo andare la prima volta, la prima volta. Seconda, terza, quinta, dicesima volta, dobbiamo scoprire le cose che amano la città stessa. Il nostro scopo è rendere Brera il luogo più amato del Milano e le resto dei turisti vengono dopo. No, difatti, poi nelle visite che si fanno nei musei come nelle mostre ci sono dei, dei punti delle opere che vibrano con te in un certo modo, no? E quindi vanno questa vibrazione va, va rinfrescata. No? Sì cambiano poi anche le cose che riesce a vedere, cioè è un progredire, no? una sì. camminata lunga nello E dobbiamo spirito, sempre no? reinventare, questi dialoghi sono un modo di reinventare la città, di riconoscere loro brera. E, e perché abbiamo anche deciso di non inviare sempre in prestito i capolavori, ovviamente facciamo i prestiti, però Raffaello, Pierre della Francesca, Caravaggio è tornato, non va via più per um, 3-4 anni, perché? Appartiene alla città. E l'altra cosa è l'effetto della trasformazione. Perché è vero, importante che un persona che arriva e entra nel museo, che se esce non cambiato, è un sconfitto per noi. L'arte ha un potenziale, però di accedere, di entrare dentro quest'arte, di riprendere l'arte, tutto che l'arte ha da proporre, dobbiamo fare un ponte, una forma di mediazione, una forma di. di, di, di di connessione e questo spesso si rappresenta, abbiamo uh, visto, uh, lei ha visto già le diriscalie. Ecco, di fatti, sì, le diriscalie diverse: questa modalità questa, diversa. Sì, e questo è il nostro ponte. Perché sono diriscalia fatto non per gli esperti. Gli esperti non hanno bisogno di didiscalia. Un esperto non ha bisogno di un museo. Un museo, un esperto può andare in cantina, una nastra, vedere un quadro, sa subito cosa lui o lei voglia. Non ha bisogno, però gli esperti può. Purtroppo dimenticano noi. Abbiamo noi bisogno di capire prima di vedere, perché se no vediamo soltanto come le mie amici cinesi. Io sono andato al museo con loro, ho visto una bella Madonna con un bambino da Bellini. E la mia amica ha detto: Ma chi è Nanni? Quindi possiamo lasciare l'impressione di un Bellini soltanto una madre o una uh, donna e un figlio però è un po' povera, quindi con la discalia prepariamo un po', le persone vedono, ah, è una persona importante, un personaggio importante, il personaggio, ah, il blu ha un significativo, ah, il bambino è con le gesti così, questo significa... E subito la persona, perché cosa è l'inteso? Vogliamo portare il sguardo sul quadro, la discalia non è lì per essere letto, è lì... Per essere un modo di portare il sguardo e di fissare il sguardo su un quadro. Abbiamo a Palazzo sozi sperimentato, per esempio, con le discalie scritte da di Roberto Piumini per i bambini in indovinelli. Però non soltanto i bambini hanno letto, tutti hanno letto l'Indovenello e cercato di guardare 10 minuti invece de, di 10 secondi. Quindi, le discalie sono un ponte verso le ricchezze che offre questa arte. E è un modo contemporaneo di invitare persone che forse non sono preparate. Le persone arrivano al museo forse con due dottorati, però uno è d'astrofisica, un altro di matematica. Non è dato per scontato che conosce le storie dell'arte del de, de 400 Veneto. Quindi non è un atto di volgarizzazione, di dumbing down. È, è fatto in rispetto per l'intelligenza delle diverse persone, però... Sappiamo che abbiamo tutti, quando lei va in, uh, in Gia Giappone, ha bisogno di capire un po' queste immagini Senza capire il soggetto, cosa possiamo vedere? Un po' un paio di squiggles e niente più. Quindi, le didescalie sono assolutamente al cuore del progetto, didiscalia in senso vasto. Tutti che facciamo per aiutare il visitatore a porre il suo sguardo sui uh, quadro, e spesso con gli amici, perché. L'emozione che si crea in museo è fatta con gli altri. Un nonno che racconta al bambino: Ma guarda, ha visto l'angolo del Bellini c'è un giraffa? Mai. Il Bellini è 8 metri, il giraffa è grande così. Mm. E il nonno dice: Ma guarda, quando io sono stato bambino io ho scoperto questa giraffa. Questa salda l'emozione con questo Bellini per tutta la vita. Senza questo, senza questa cosa, ma. Cosa del museo senza queste emozioni? Infatti quando ero direttore della rivista Le Arti avevo cominciato proprio con Brera e con quel quadro. Ah, la bellina Giovanni Gentile ma sì. è il mio quadro preferito. E avevamo fatto la prima sinergia con i musei, allora c'era Spasolini come ministro della Cultura, per cui gli abbonati alla rivista potevano entrare gratuitamente all'interno dei musei. Però il primo è stato Brera. È stata ricchezza. anche l'occasione di raccontarla in modo diverso rispetto sì. a quello che era la proposizione per, di allora. Come Nelson Goodman ha detto, un museo è un istituto per la prevenzione della cecità. Andiamo per, essere, per vedere di più. E questa, se non facciamo questo, è un museo poveroso, noioso, eccetera. Non è poveroso, non è noioso, però dobbiamo noi prendere la responsabilità. Io credo che come comunità, in museo, abbiamo spesso... Un po' non abbiamo fatto il nostro migliore per il visitatore. Dobbiamo pensare come possiamo fare meglio. Con le, per esempio, abbiamo le discalie per le famiglie e i bambini, abbiamo le discalie scritte del grande autore. Stiamo lavorando su dei percorsi per i ipovedente. Ma perché ipovedente? Infatti, le mare. è molto interessante di, di utilizzare un linguaggio più. Ric uh, ricco per descrivere un quadro e questo è molto apprezzato magari le persone che non vedono più benissimo no, no. la certezza totale, ma totale è l'unica cosa per la maggior parte dei, dei prevedenti vedono però in un maniera un po' filtrata quindi possiamo anche offrire altri sensi un tattilità se, se parla se è un grande quadro natura morta con i fiori possiamo aggiungere un profumo di dire ma questa di Possiamo ampliare l'offerta di fare entrare le persone in esperienze dell'arte, del quadro, di cui siamo i custodi, il nostro ruolo. Il nostro, serviamo noi l'arte, serviamo noi i quadri, gli, gli, gli artisti. A proposito di Ipovedenti, al Museo dei Ciechi, io mi ero meravigliato: fanno delle mostre con dei capolavori, e tu dici, ma questi non. Ve, e allora però gli è stato dato sì, sì. il supporto sì, no? sì, sì. e poi è bello anche ribaltare noi dall'altra parte. Ma, ma queste cose imperiamo sempre, cioè ci sono gli stu um, le, le, le studi, le ricerche famose, le anni 80 infatti, sull'allestimento per le persone diversamente abili, sono le persone con uh, provvedenti, le persone con problemi di, di audito, eccetera. E hanno fatto una ricerca dopo e trovato che è andato meglio per tutti. Perché se le, perché non tutti imparano nella stessa maniera. Non tutti sono visivi. Forse non, so, non sono ipervidenti, ma non sono visivi. Sono piuttosto di tattili. Oppure sono guidati da altre emozioni, altre... Dobbiamo offrire un più vasto gamma di interpretazione. Infatti a Tokyo, io torno a questa esperienza giapponese, c'è un piccolino museo che si chiama le Tom, per toccare, il museo per toccare. E sono in prestito lì, le capolavori di tutti i musei del mondo, sotto condizioni che sono soltanto toccate dai providenti. E se arriva come persona non. se è blindata, l'esperienza è incredibile, perché loro giocano con la qualità anche dello spazio, la, la tattilità di una scultura. Le, hanno le sculture che muovono, c'è un movimento dell'aria che sente, ma è un'esperienza indimenticabile e che è veramente l'arricchimento dell'esperienza dell'arte. So stiamo lavorando su un, tutta una serie di proposte per arricchire l'esperienza dei capolavori che sono in assoluto il nostro scopo. Uh, io ho fatto, credo di essere stato anche l'unico con le truppe, siamo andati quando c'era ancora la bandiera e siamo andati sopra sui tetti, sì. abbiamo visto tutto, abbiamo documentato tutto, poi abbiamo visto la parte del restauro, eh, i depositi, insomma eh, abbiamo documentato e visto tutto. Cos'è cambiato rispetto allora? Perché eh, la parte dei tetti, vabbè, sono ma stati fatti sono degli, inter... degli interventi è no? e quello era... No, ma, f... ma eh, tocco su una cosa molto importante, che a Brera siamo felici in un senso di non avere spazio. Perché? Perché... Un museo è un istituto, un'istituzione molto ricca, molto importante, con diverse funzioni. Uh, tradizionalmente ci sono cinque, uh, cinque di, di, di uh, acquistare, di conservare, di studiare, di interpretare e di mostrare. Sono cinque uh, cosiddette le cinque dette delle della mano di del un museo. La maggior parte dei musei, anche il Louvre, anche il Metropolitan, è uno, uno solo. A Brera possiamo vedere. Il collezioni, collezionismo, abbiamo la collezione Iesi e Vitali, so, di comprare l'arte, conservare l'arte, abbiamo un box restauro aperto al pubblico, è uno degli unici musei del mondo che mostra come l'arte è restaurato. Abbiamo adesso in ultime due allestimenti reso visibile due depositi, quindi abbiamo depositi aperti, so, mostriamo tutti i depositi. Abbiamo un deposito aperto in cui mostra le dietro le quadro, perché le studiose, studiare il terzo detto del, del mano del museo, però gli studiosi non utilizzano soltanto l'immagine che vediamo tutti, certo. utilizzano tutte le informazioni, dietro ci sono timbri, ci sono fermi, in alcune volte ci sono la disegni. Quindi abbiamo un progetto che è adesso dichiarato il museo visibile. E il percorso a Brera segue le parti, storie dell'arte, in tempo e spazio, dall'inizio del Medioevo fino al Novecento. però ogni, oh, ogni terzo del, del percorso ci sono queste zone bianche in cui mostriamo cosa fa un museo. Fa molto più di mostrare. Un museo non è soltanto, torna all'argomento: non è soltanto per il turismo, non paghiamo il biglietto soltanto di uh, divertire i turisti paghiamo il biglietto che le opere sono collezionate, conservate, studiate, interpretate e mostrate. E la Brera è un luogo in cui possiamo mostrare il museo in tutte le sue ricchezze. Questo è raro, no, ma di fatto Brera è particolarissima. Poi Brera nel, vabbè, nel tempo è stata fucina di, dal Giamaica, per dire, per, come punto incontro sì. di incontro strabiliante fra intellettuali, artisti. E quant'altro, sì. e, e poi vabbè, il piacere sì. di come era allora che purtroppo adesso si è, no, ma si è un po' disperso. E questa è eh, l'idea: no? di rimettere nel no. cuore, non come un, un luogo fisico con le pareti, ma come un, un luogo di incontro, di dibattito, di, di discussione. De, non soltanto il consumo dell'arte, per la creazione dell'arte, siamo lì con l'Accademia delle Belle Arte, perché io non vorrei parlare del grande Brera, l'idea di spostare tutti gli studenti. Una Brera senza studenti non è più Brera, gli studenti sono gli artisti contemporanei del futuro, quindi dobbiamo riconoscere l'importanza degli studenti, dell'Accademia, come un fulcro, però ovviamente dobbiamo tenere conto anche degli altri usi e di sgonfiare un po' in pressione troppo sugli spazi fisici. Però, questo non è. Se, se facciamo tale che i studenti via, questa è, è ridicola. Anzi, dobbiamo rimettere la creazione, anche la biblioteca. La biblioteca, interessantemente, la lettura e la scrittura sono molto più vicino che per esempio di guardare il cinema. Quando io guardo il cinema io non posso produrre un film. Però di avere la competenza da leggere, io posso scrivere. Sono legatissime. Dobbiamo rimettere la biblioteca insieme con la sua mediateca, come un argomento per riprendere il diritto cittadino di creare cultura, non soltanto consumare cultura. Poi abbiamo veramente una biblioteca con un patrimonio oh, no, strabiliante, no. ma no. è tutta una cosa eccezionale, perché sorprendiamo. Dal lato la pinacoteca, l'orto botanico, l'osservatorio con questo cannocchiale Schiaparelli. Ma sì, è un luogo incantevole e dobbiamo riproporre alla città e invitare la città a dire: Ma questo è vostro, questo è di Milano, questo è nel cuore della città. E lei, visitatore, sia al cuore della nostra esperienza. So, la grande Brera è un progetto di rianimare tutto un quartiere nel cuore di Milano e rianimare Milano nel cuore d'Italia e questo è un progetto molto più grande che un paio di operazioni immobiliari per spostare gli ma spazi certo. vedremo cosa succede di <ride> questo miracolo che noi abbiamo e che deve ritornare nel cuore dei milanesi sì, ma le invito a tornare spesso ma veramente le, le porte sono grandi aperte e in ottobre andiamo a aprire anche la grande porta. So, sarà Quindi, la prima di essere invitato, dopo dei taxisti, Faremo un invito a tutti quelli che ci seguono di venire a scoprire Brera come ce l'ha presentata. Grazie. Grazie a lei.